dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Vi erano là 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenente ciascuna da 80 a 120 litri. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le anfore». E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i suoi servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio, e quando si è bevuto già molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora». Questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Nel Vangelo di Giovanni, in questa seconda domenica del tempo ordinario, troviamo il tema della festa nuziale, una festa che poteva durare tra i 3 e i 7 giorni. Il luogo che ci viene presentato è Cana, un modesto paese della Galilea a circa 13 km da Nazareth. La lettura attenta ci fa prendere consapevolezza che qui il personaggio più importante è Maria. È scritto infatti che vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Poi, di Gesù è scritto, fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Chi prende la parola per prima è proprio Maria. Non hanno più vino. Sembra strano che nessuno si accorga del vino che sia venuto a mancare, ma così sembra che fosse accaduto. È Maria che fa presente questa mancanza. Gesù risponde alla provocazione rivolgendosi a sua madre con il titolo di donna. Giovanni ha un suo stile nel presentarci Maria. Egli non la chiama mai con il suo nome, ma con l'appellativo di madre di Gesù o di donna, perché a lui interessa mettere in risalto non tanto la sua individualità, quanto il ruolo che le compete. In tutto il Vangelo di Giovanni, Maria è presente solo in 2 momenti. A Cana, quando Gesù dà inizio alla sua prima manifestazione, e poi la troviamo sul Calvario, quando il figlio, nel momento conclusivo della sua missione, la consegna come madre al discepolo amato. Poche ma chiare parole. Qualsiasi cosa vi dica, fatela. Maria è chiara. Fate quello che lui vi dirà. Il Signore, infatti, sa quali sono le cose che abbiamo dentro e ci chiede quelle, non altre. A Cana Gesù non chiede il vino, ma chiede l'acqua. L'unica cosa che è rimasta a tutti. La cosa più semplice, per certi versi anche la più banale. Sarà lui a trasformarla e darle il valore che merita. Il Signore non ha mai usato cose artificiose come compiere miracoli, ma è partito sempre dalle più comuni per fare cose grandi. Vi erano là 6 giare di pietra per la purificazione dei giudei, contenenti ciascuna 2 o 3 barili. 6 giare vuol dire qualcosa come un 500, un 600 litri di vino. 6 indica la nostra imperfezione. L'acqua di queste giare serviva per purificarsi, per lavarsi,
Sono un po' i vecchi riti di quel tempo. Mi piace davvero proprio iniziare da questo brano il nuovo tempo ordinario che la Chiesa ci dona. Ci ricorda che proprio la quotidianità è il tempo in cui fare esperienza della gratuità di Dio, della sua presenza, del soffio potente e delicato dello Spirito. Davvero c'è un vino buono per te che sei convinto di non meritarti nulla e che vedi la tua fede insicura e traballante. Davvero, c'è l'occhio di una madre che veglia su di te, che porta nelle mani il suo figlio e i tuoi bisogni, pure quelli che tu non vedi. Almeno davanti a Dio non c'è nulla da conquistare o da meritarsi, basta solo avere i bicchieri vuoti e pronti ad accogliere il dono che già è stato versato. La festa di nozze della mia e della nostra comunità ha bisogno anche di me, del mio entusiasmo, della mia libertà, della mia franchezza, della mia dolcezza che danno sapore a tutto. Ma tu devi esserci, Gesù. L'ho sperimentato infinite volte. Senza di te non posso fare niente. È per questo che ti ringrazio, Gesù. Ti ringrazio del dono dell'invito del banchetto di nozze, insieme, accanto a te.